Il margine di contribuzione è senza ombra di dubbio la grandezza economica aziendale più importante per tenere sotto controllo la gestione economica dell'azienda. Quello che mi ha spinto a fare questo video è stata la constatazione ormai quotidiana che direi 8 aziende su 10, ma mi verrebbe dire 9 aziende su 10, non utilizzano il margine di contribuzione per la gestione della loro azienda. Ora, questo è un fatto secondo me gravissimo, ed equivale ad attribuire il controllo dell'andamento gestionale, o meglio i risultati dell'andamento gestionale dell'azienda, al caso, perché non controllare il margine di contribuzione significa gestire l'azienda veramente a caso. Ora, il concetto di margine di contribuzione molto spesso trova delle difficoltà ad essere appreso, e secondo me la difficoltà deriva dal fatto che viene spiegato male. E quindi ho provato con degli esempi anche abbastanza, diciamo così, terra terra, di voler spiegare in maniera semplice come funziona e come si deve utilizzare per il controllo dell'azienda. Allora, immaginiamo che l'azienda sia fatta da ingranaggi, in questo caso alimentati da una cascata d'acqua, e questa cascata d'acqua in azienda viene alimentata dai costi fissi o dai costi indiretti. I costi fissi e i costi indiretti sono quei costi che noi comunque sosteniamo, a prescindere dal livello delle vendite. Ecco, so benissimo che ad esempio la manodopera, che in questo caso considero costo fisso, sui libri di scuola è classificato come un costo variabile, ma chi sta in azienda sa benissimo che in Italia la manodopera è un costo fisso. Poi ci sono gli impiegati, poi ci sono i costi generali, poi ci sono gli affitti, poi ci sono i leasing. Ci sono gli ammortamenti, ci sono i costi amministrativi, ci sono i costi finanziari per le banche, insomma ci sono tutta una serie di costi che l'azienda deve sostenere affinché possa continuare a svilupparsi, e questi costi li possiamo definire appunto costi di struttura. Una volta fatto questo esercizio e capito che l'azienda ha bisogno di costi per poter andare avanti, l'altra cosa che bisogna fare è fare questo conto semplicissimo, e posto che normalmente un'azienda di produzione ha 200 giorni, 210 giorni lavorativi, prendiamo il totale dei costi fissi, lo dividiamo per 210 e otteniamo il costo fisso giornaliero, cioè il costo della baracca, come lo chiamiamo in parole povere. Cioè, quando tiriamo su la saracinesca della nostra azienda, noi sappiamo che sosteniamo un preciso costo, e questo costo va coperto. Chi ci aiuta a coprire questo costo? Chi paga i costi fissi giornalieri per far girare l'azienda? Certamente non possiamo noi mettere delle nostre risorse personali, ma dovremmo trovare la copertura dei costi fissi attraverso la gestione aziendale. E come avviene la gestione aziendale che consente di generare costi fissi che consentono all'azienda di andare avanti? Allora, noi abbiamo dei prodotti che vengono collocati sul mercato a un determinato prezzo. Il prodotto però, affinché possa essere venduto, ha bisogno di sostenere altri costi, che sono ad esempio il costo della materia prima, in questo caso 30, il costo della lavorazione, in questo caso 10, e altri costi variabili, in questo caso quindi 10. Per cui noi abbiamo una differenza fra prezzo di vendita 100 e altri costi variabili, che sono 50, abbiamo un margine di contribuzione di 50, cioè ogni prodotto che noi vendiamo e che quindi collochiamo sul mercato contribuisce alla gestione aziendale per il suo margine di contribuzione. Quindi 100 meno il costo variabile, RIP di 50 in questo caso, dà un margine di contribuzione di 50 che viene utilizzato dall'azienda per alimentare i suoi costi fissi e andare avanti. Ovviamente ci vorranno tanti margini di contribuzione per quanti sono i costi fissi da coprire. È chiaro che se noi abbiamo pochi prodotti venduti, è chiaro che il margine di contribuzione sarà troppo basso rispetto ai costi fissi. Ecco, ma se noi invece riuscissimo a produrre dei prodotti in maniera sufficiente a eguagliare il totale dei costi fissi,
quindi un prodotto in questo caso, un altro prodotto e alla fine un terzo prodotto, vedete che con il terzo prodotto noi andiamo a break even, cioè abbiamo raggiunto il punto di equilibrio. A questo punto la vendita successiva che noi andiamo a fare produce utile, perché il margine di contribuzione di questa ultima vendita viene posto sopra al punto di equilibrio e quindi produce un utile. Ecco, volendo fare appunto una esemplificazione scolastica, per trovare quante quantità giornaliere di prodotti dobbiamo fare, basta dividere il costo fisso diviso il margine di contribuzione. Questa è la curva dei costi variabili, questa è la curva dei ricavi totali, questa è la curva dei costi fissi. Se mettiamo sopra la curva dei costi fissi quella dei costi variabili, troviamo il costo totale e il break even. Ora, il margine di contribuzione è determinante. Perché? Perché se io conosco qual è il mio costo fisso giornaliero e so qual è il margine unitario di ogni prodotto, basta moltiplicare il margine unitario di ogni prodotto per i prodotti effettuati nel giorno, io riesco a sapere se ho superato i costi fissi e quindi ho prodotto utile, se invece sto al di sotto e quindi non ho prodotto utile. Il margine di contribuzione è la grandezza fondamentale su cui nel mio cruscotto di controllo baso il controllo della redditività. Chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente il discorso sul margine di contribuzione, che poi ha anche altre applicazioni, ad esempio stabilire se convenga produrre all'interno o produrre all'esterno, quindi make or buy, comprare o produrre, oppure se come stabilire la redditività di un prodotto, come faccio a sapere qual è il prodotto più conveniente, utilizzo il margine di contribuzione, cioè userò quindi quel prodotto che mi dà più margine è sicuramente un prodotto da produrre internamente, quello che dà meno margine è un prodotto da esternalizzare. Insomma, il margine di contribuzione è una grandezza fondamentale e scusate la locuzione, scusate il termine, ma chi non lo utilizza in azienda è un imprenditore folle. Il margine di contribuzione, appunto, prezzo meno costi diretti, se lo considerate per tutta l'azienda, chi ha una SRL, chi ha una società di capitali, nel bilancio del conto economico trova un risultato che è A meno B, reddito operativo, ok? Risultato della produzione lorda, c'ha tante accezioni. Il concetto è che è il reddito che l'azienda produce tipicamente, cioè non è una cosa eccezionale. Quello è, per esempio, non ci sono le plusvalenze e le minusvalenze che possono essere occasionali e quindi determinare utili o perdite. Molti bilanci vanno in utile magari perché c'è una plusvalenza. È inutile quest'anno, l'anno dopo la plusvalenza non c'è perché non è caratteristica, non è tipica, per cui l'azienda sta in utile per caso. Il reddito operativo invece è il reddito dalla gestione, acquisto, produzione, amministrazione e vendita, è tipico, quindi un'azienda che è in perdita sul reddito operativo è un problema serio, non è eliminabile. La base di tutto è il margine di contribuzione, come vi spiegavo prima. Qui c'è un esempio: per produrre una bicicletta un costo di 50 euro, si rivende a 100, il margine di contribuzione è 50, va bene? Nei 50 euro di costo ci sono solo i costi diretti, cioè quelli che io sostengo soltanto se devo produrre la bicicletta. Quindi se per esempio la manodopera è eliminabile, ce la metterò. Eliminare vuol dire che io la posso chiamare o andare a casa quando voglio, diventa un costo variabile, ma siccome la manodopera non è così, cioè voi ce l'avete per tutto l'anno, punto, non è che la potete chiamare e mandare via, è difficile far diventare la manodopera variabile. Quindi diciamo che con i costi diretti intendiamo quei costi che sosteniamo soltanto se dobbiamo produrre. Quindi io li sostengo in più. Ok? Qui il margine è 50. Se l'azienda ha dei costi fissi giornalieri di 1000 e vende 15 biciclette, vuol dire che è in perdita, perché 15 per 50 fa 750 euro, quindi ha rimesso 250 euro, come l'esempio che vi facevo prima poc'anzi. Se vende 20 biciclette, in questo caso il margine di contribuzione ammonta a 1000 e quindi copre perfettamente i costi fissi giornalieri. Quindi l'obiettivo è di fare quel numero di biciclette, quel numero di ore, eccetera, eccetera. Okay? Abbiamo un obiettivo semplice da raggiungere. Volendo fare una cosa un pochino più complicata, anche scenografica, il margine di contribuzione molto spesso viene rappresentato sotto forma di break-even point, cioè la quantità di prodotti o di servizi che dovete fare per stare in equilibrio. Ok?
In questo caso giornalieri ne erano 20, ok? Quindi 20. Qui vengono indicate le quantità, qui abbiamo i costi e i ricavi. Questa curva rossa che vedete qua sono i costi fissi, cioè producete 0 o producete 1000, i costi sono sempre quelli. Ok? Mi seguite? Questo ammontare voi lo sostenete sempre, sia che producete 0 biciclette o sia che ne facciate 1000, il costo è sempre quello. Questo qui è il costo variabile, in realtà sta sotto ma poi viene portato sopra, ma il costo variabile immaginate che sia sotto, a una bicicletta avrò il costo variabile della bicicletta più tutti i costi fissi, a due biciclette avrò il costo di due biciclette variabile più tutti i costi fissi, ok? A 50 biciclette avrò il costo di 50 biciclette variabile più tutti i costi fissi e via dicendo, fino a che arriverà un punto in cui i ricavi di queste x biciclette saranno uguali ai costi variabili e ai costi fissi, quindi avrò il punto di equilibrio. Ok? Per i 1000 di prima. No. Sarebbero i 1000 di prima, i 20 di prima. Le 20 biciclette producono costi fissi e variabili pari ai ricavi. Questo è il punto di equilibrio, break even. Va bene? Questa qui, queste quantità a sinistra è un'area di perdita, si produce perdita. Sull'area di destra abbiamo utili, cioè superato quel punto è tutto utile. Il margine non serve più a coprire i costi fissi perché già sono tutti coperti, ma ci rimane tutto buono. Quei 200 è 1000 euro all'anno, 1000 euro al giorno, può darsi che noi già li copriamo a giugno, a luglio, agosto, già siamo a 200.000 euro. Quindi le unità vendute in più non devono più andare a coprire questi perché già sono coperti. Ma rimane tutto quanto buono. Ok, quindi la quantità di equilibrio è un punto importante. Sapere, adesso non so se i vostri conti economici lavorano a ore o a unità di prodotto, cioè, però se dovesse lavorare a ore, avete un numero di ore che vi consente di andare in pari. Superato quel punto, ogni ora in più è tutto utile. Questo è molto importante per fare tante valutazioni. Ad esempio, se i costi fissi fossero pochi, che succede? Che queste curve si appiattirebbero e l'area di utile di perdita sarebbe molto più piccola, quindi anche grandi cambiamenti di quantità, anche grandi cambiamenti di quantità prodotte e offerte provocherebbero piccole variazioni di utile o di perdita. Io devo capire, ecco. Se questa la passate, queste due aree si stringerebbero, queste due aree, e per avere utile o perdita dovete avere grandi quantità. Al contrario, se avete tanti costi fissi, avrete quest'area molto più ampia e basterebbe un piccolo spostamento per avere un utile in più o una perdita in meno, a seconda se andate da una parte o dall'altra, se aumentate le quantità o le diminuite. Il fatto di avere pochi costi fissi, ad esempio, è tipico delle attività commerciali. Le attività commerciali nel loro conto economico hanno pochi costi fissi, ma hanno tutto costi variabili. Prendete un supermercato. La grande quantità dei costi è dovuta all'acquisto della materia, che quindi avranno pochi costi fissi, ma molti costi variabili. Per cui lì la differenza tra l'area di utile, l'area di perdita sarà molto sottile, quindi bisognerà produrre molto, fatturare molto per avere grandi utili, mentre nelle aziende industriali abbiamo tanti costi fissi e quindi abbiamo un'area di utile e di perdita molto più ampia e lì basta produrre poco di più o poco di meno per avere grandi utili o grandi perdite. Adesso uno potrebbe dire che cosa è meglio, avere tanti costi fissi ma più marginalità, può avere pochi costi fissi ma meno marginalità, produrre la Ferrari o avere lo Shan? Ecco, dipende dal grado di rischio, no? Perché se tu hai un supermercato rischi poco, perché il rischio è poco, devi fare, capito, devi spostare per avere tante perdite, devi avere un grande calo, per avere tanto utile però devi impegnarti molto. Dall'altra parte rischi di più, perché se produci poco, con tanti costi fissi che hai e non vendi, rischi di saltare il giorno dopo.
Quindi bisogna trovare il giusto mix, ma sono due prospettive diverse. L'ideale sarebbe poterle fare tutte e due. Guardate questa tabella. Fra 1, 2 e 3, qual è il prodotto migliore secondo voi? Immaginate che siano dei vostri prodotti che voi vendete, no? Il margine di contribuzione di un margine di contribuzione vuol dire prezzo meno quello che costa a voi. La semplifichiamo. Ci avete qualcosa di commerciale, no? Prodotto tra. Prodotto tra. Prodotto 1. Prezzo meno quello che costa a voi è 2. Il prodotto 2 a 1,94, il prodotto 3 a 0,83 di margine. Ok? Quindi fosse una commerciale, cioè io lo devo comprare e rivendere, non c'è dubbio. Il prodotto 1 è il migliore, perché guadagni di più. Ma se noi lo dovessimo produrre, il discorso è diverso, perché per fare un prodotto 1 ci vogliono 10 ore, supponiamo. Quindi io in 10 ore di lavoro ho 2 euro di margine di contribuzione. Sto esagerando, dico ore per non dire ore macchina, cioè ci vogliono 10 macchine piuttosto che una. Per fare il prodotto 2 ci vogliono 5 ore. Quindi io faccio il doppio dei prodotti di 1, cioè di prodotto 2 ne produco due volte tanto il prodotto 1. Quindi in realtà io ho 0,38 in una giornata. Questo mi ce ne vogliono 10 ore, quindi ho 0,20 all'ora. Questo qui mi produce invece 0,38 all'ora. Quest'altro, siccome occorrono 2 ore, mi produce 0,41 all'ora. Quindi dal punto di vista del commerciante va bene questo. Dal punto di vista del produttore è il contrario. Mi conviene produrre più il 3, poi il 2 e poi l'1. Vedi, questo si chiama margine di contribuzione e questo è margine di contribuzione per fattore scarso. È importante perché se dovete produrre, dovete scegliere se avete per esempio occupata la capacità produttiva. È facile dire, produco 3. Cioè se non avete spazio per produrre tutte e tre, ma quale scegliete di produrre? Uno ha un giudizio un po' superficiale potrebbe dire produco 2, guadagno di più. Soltanto che ci vuole 10 ore a fare un prodotto, l'altro invece con 2 ore fai il doppio del margine, quindi da produttore. Questo è l'esempio della Ferrari, quindi il prodotto 1 e così via. Questo è da produttore, poi sulla Ferrari ci arriviamo un attimo. Comunque sì, è collegato, però dal punto di vista del produttore, non guardate il margine di contribuzione secco del prodotto, dovete guardare il margine di contribuzione per fattore scarso, si chiama. Cioè, se la scarsità è il tempo, guardo il numero di ore che ci voglio per produrlo. Se è il numero di ore macchina, guardo il numero di ore macchina. Insomma, devo fare una valutazione non limitata al prodotto, ma limitata alla possibilità di farne tanti o pochi a seconda del fattore scarso che ho. In questo caso abbiamo preso le ore. Quindi attenzione a non farsi tradire, perché dopo se lo devo produrre lo devo fare, se lo devo comprare lo compro, lo rivendo, non è un problema. Conviene vendere il prodotto 1. Ma se invece lo devo fare io, mi conviene fare il prodotto 3, ok? Nel nostro caso noi produciamo. Quindi tu farai, siccome c'hai pochi dipendenti, gli farai fare solo i servizi che guadagnano di più. Esatto. Gli altri chiamano un collega e dice, senti, guarda, chiami un collega, lo dai fuori. Tant'è che le decisioni cosiddette make or buy, cioè lo compro io, lo compro in outsourcing oppure lo faccio io, dipendono da questo. Come faccio a stabilire se mi conviene farlo a me o farlo fuori? C'ho un servizio che guadagna 0,41 all'ora e un altro che guadagna 0,20. Io i miei li faccio fare questi. Quelli a 0,20 posso chiamare un collega e dico tu sei scarico? Hai spazio per fare del lavoro? Sì, guarda, c'ho questo servizio, me lo fai e lo fai fare agli altri per non perdere il cliente. Ma per te tieni quello che guadagni di più. Ok? Non so se queste cose l'avete mai fatte. Ecco, qui ci sono i due metodi di calcolo del prezzo. Il direct costing e il full costing. Il full costing è quello che vi dicevo prima, di mettere tutto dentro, costi fissi, ricarico, senza pensare a cosa pensa il cliente. Quindi faccio il costo fisso, ci metto il markup, cioè il margine di profitto per noi, quello 20%, 10%, 15% e esco con un prezzo senza fare una valutazione sul mercato. Il direct costing invece parte dal prezzo.
e dice qual è il prezzo di mercato? Prezzo di mercato è 100, bene, il mio costo diretto è 60, mi dà un margine di contribuzione di 40, lo faccio o non lo faccio? Oppure il prezzo è 100, il costo diretto mio è 102, è chiaro che è un prodotto che non mi conviene vendere, devo trovare qualcosa o qualcuno che me lo faccia a un prezzo più basso. Io faccio sempre questo esempio proprio dal punto di vista scolastico per farvi capire. Supponete che voi siete in fiera, ok? E abbiate come costi fissi, non lo so, 30.000 euro all'anno, va bene? Arriva all'ultimo giorno della fiera, voi non avete venduto niente, quindi avete un costo di 30.000 euro. Non avete venduto niente, quindi dovete pagare 30.000 euro di costi fissi, ci siete? Il costo della, supponiamo che vendiamo questo, il costo che noi paghiamo questo o che lo produciamo, questo qui, è tolti i costi fissi 30.000 euro, se lo dobbiamo produrre ci costa 100 lire. Arriva un cliente e ci dice, anzi, ci costa 100 lire più 30 dei costi fissi, 30.000 da dividere, no, su questo pezzo. Supponiamo che arriva un cliente e dice, guarda, io ne voglio 10.000 di questi, che prezzo mi fai? A noi costa 100. Più dobbiamo pagare 30.000 euro. Okay? Quindi 30.000 per 100 fa, sono 3 milioni, giusto? 30.000 per 100 fa 3 milioni. Più i 30.000 euro, quindi dovremmo dirgli che costa a noi 101. Il prezzo minimo dovrebbe essere 101. Lui ce ne dà 100 o 100,5, meglio, 100,5. Lo prendiamo o no? Sì. 100,5 significa guadagnare 0,5 per 10.000 sono 5.000 euro, invece di avere 30.000 euro di perdita ce ne ho 25, ok? Molti dicono, ah no, minimo 101, sotto non lo prendo perché rimetto, capito dove sta l'errore? Cioè se voi mettete 101 sarebbe 1 euro, sarebbe i 30.000 diviso i 10.000 pezzi, i 30.000 pezzi che abbiamo venduto, significa inficiare questo conteggio e quindi non ci conviene più. Cioè facciamo un conto sbagliato, nel costo del prodotto non va messo il costo fisso, per quello 30.000 tu ce l'hai sempre, non conta, se io ce la faccio a guadagnare 0,5 in più sono presi. Okay, voi siete commercianti, ce la fate meglio a capirlo, con i produttori è duro far capire questo discorso, perché non capiscono che i costi fissi sono quelli, non è che aumentano con la produzione, sono quelli, se tu non vendi e non guadagni qualcosina dalla vendita, tu quel costo già ce l'hai. Quel qualcosina invece ti aiuta a spendere meno. Va bene? E soprattutto, vi ricordate, se tu parte dal prezzo di mercato. Cioè, io non faccio il prezzo io e poi lo butto sul mercato come full costing. Faccio i miei conti, costa 150, poi magari il mercato lo prende a 120 e non lo vendi. Oppure, peggio, l'avrebbe preso a 180 e tu rinunci a 30 di margine. Questo è il full costing. Il direct cost invece del mercato è 120. Tu come sei messo rispetto a 120? A me costa 100, va bene. Costa 121, non lo posso produrre, non lo posso vendere. Quindi non, il full costing, metterci anche i costi fissi, il markup, è foriero di informazioni sbagliate.